tutti gli anni è così. Arrivano le feste e non so che regalo fare. Ma quest'anno ho scoperto che nello showroom di Giancarlo Maggi a Casteggio ci sono migliaia di calzature di grandi marche per uomo, donna e bambino. Stile, comodità, qualità e prezzi vantaggiosi. In via Gramsci 18 a Casteggio, Maggi Calzature. Scarpe per tutti o quasi. Migliora la situazione economica degli italiani, che sono più ottimisti verso il futuro, grazie anche al miglioramento del mercato del lavoro, all'innalzamento del tenore e della durata della vita. È la fotografia scattata dall'Istat nel rapporto Best 2015. Si riconosce nei risultati di questa rilevazione? Ma neanche per scherzo, scherzate. No, assolutamente. È un piccolo imbroglio. Quindi ci stanno dicendo che c'è ottimismo, ma non c'è. Lei cosa pensa, onestamente? Ah, io lo chiedo a lei. Le dico che è semplicemente un piccolo imbroglio, raggirano le persone, la realtà è che i ragazzi in giro che non trovano lavoro, gli anziani che debbono annaspare, dare una mano magari ai loro nipoti e figli, meno male che ci sono loro, altrimenti è tutto aria fritta. Perché ci vogliono imbrogliare? Beh, in qualche maniera debbono camuffare questa situazione e riempirci un po' di aria, parole. La realtà è che i lavoratori stanno perdendo tutti i diritti. E le donne specialmente perdono almeno 20 anni di conquiste e stanno andando al macero. I giovani, che sono il nostro futuro, purtroppo debbono vivere in una maniera così precaria, che debbono accettare di tutto, altrimenti c'è sempre qualcun altro che accetta il loro lavoro. Manca assolutamente una garanzia, una semplice situazione tranquilla per le nuove generazioni, che possano affrontare quella che è la realtà. Poi si mettono anche adesso a impaurirci, a stare zitti, perché c'è il diverso, l'immigrato, c'è il terrorista, stiamo tornando indietro di molto purtroppo. Sì, sì, sì. Quindi sente che c'è stato un miglioramento effettivo nel mercato? Sì, sì, sicuramente un miglioramento. Da che, in che cosa particolare lo vede? Nel lavoro piuttosto che? Sotto tutti i punti di vista, nel lavoro, negli ospedali e nelle case di cure degli anziani che ho avuto modo di visitare. Questa rilevazione sottolinea come tale miglioramento non sia uniforme e non tocchi le classi più deboli della popolazione, i giovani e le zone più disagiate del paese come il mezzogiorno. Secondo lei perché queste categorie e il Sud Italia sono meno ottimisti? Non lo so, dipende dal giro politico, delle mansioni in alto che non fanno il lavoro giusto, secondo me. Quindi dice danno più magari al nord piuttosto che al sud? Proprio di sì, o viceversa, più al sud e al nord meno. Può fare qualche esempio in particolare? No, non mi sbilanci il merito. Parzialmente mi riconosco in questi risultati, in quanto vedo che molta gente fa ancora fatica a consumare, ecco, ad avere la possibilità di avere i consumi essenziali. Tuttavia questo rapporto sottolinea come tale miglioramento non sia uniforme e non tocchi le classi più deboli della popolazione, i giovani o le zone più disagiate del paese come il mezzogiorno. Secondo lei perché queste categorie e il Sud Italia sono meno ottimisti? Beh, fin quando il potere, così, diciamo così, delle finanze, dell'industria, così, sarà in mano a poche persone, tutto questo si rifletterà sempre sulle classi più deboli.